Il punto della giornata di eccellenza si apre con una considerazione. La Lega Dilettanti sta facendo di tutto per rovinare i campionati di eccellenza. Tralasciando i regolamenti cervellotici, inclusi play-off e play-out, i gironi e le disposizioni squadre discutibili, i calendari, voglio soffermarmi oggi sull'arbitraggio. Sono anni che assistiamo a scempi arbitrali che ci condizionano campionato e risultati. A Capaccio va in scena l'ennesimo film. Arbitro protagonista, non si sa di quale film. Decisioni prese al contrario, l'emblema di come rovinare il derby tra due squadre che sul campo hanno fatto esempio di lealtà e sportività, con una partita che, pensate, l'arbitro è stato capace di rovinare con 9 ammoniti, Gigi Ricci espulso, Mister Nastri espulso, rigori non dati e un comportamento altezzoso che ha innervosito tutti, atleti, dirigenti e pubblico. Ovviamente si sbaglia anche in Serie A dove c'è il VAR, figurarsi in eccellenza, ma gli errori a ripetizione, per non dire a raffica, sembrano davvero incredibili agli occhi degli sportivi. Ma poi per un derby inviare un arbitro della sezione di Salerno è tutto un caos generale, come se le designazioni fossero fatte davvero a caso. Da questo film ne esce un pareggio che sta di minestrina riscaldata per la Calpazio, che nel primo tempo sorprende l'Agropoli in gioco e strategia, nella ripresa i Delfini convincenti e solita caduta fisica, e c'è da farsi qualche domanda per la Calpazio, ma evidentemente gioca una parte importante anche il fattore mentale. 1-1 è un finale che muove la classifica per l'Agropoli, mentre la Calpazio recrimina e chiede giustizia, preparando un dossier per i torti subiti che continuano a raffica addirittura dai tempi di Santo Suosso. La vetrina in negativo del punto però spetta al Santa Maria, che ora non può più sbagliare. Ha speso soldi, investito, ha cambiato allenatore da Quintero a De Felice. Fa un figurone in coppa con il Buccino, sembra una squadraccia nella partita persa domenica. Insomma, davvero c'è da farsi qualche domanda per un campionato che il Santa Maria sta veramente da solo buttando all'aria.